noi abbiamo bisogno degli immigrati. Io partirei, ecco, questo è un dato proprio di buon senso assoluto. Nei prossimi 15 anni l'Europa, se vuole mantenere un livello demografico ragionevole, sostenere i suoi sistemi di protezione sociale e avere un decente sviluppo economico, ha bisogno di almeno altri 30 milioni di immigrati. Dobbiamo avere il coraggio di dire ai nostri cittadini che i 6 milioni di immigrati regolari nel nostro Paese ne abbiamo bisogno. Producono l'8% del PIL, sono l'8% della popolazione, sono contribuenti netti. Nel 2014 hanno pagato le pensioni di 640.000 italiani, hanno inventato 500.000 imprese, dando lavoro anche agli italiani, scoprendo nicchie che gli italiani non volevano coprire. Oggi noi abbiamo 805.000 figli di immigrati che vanno a scuola. Senza di loro chiudiamo 35.000 classi e 78.000 insegnanti lasciano il lavoro per mancanza semplicemente di persone a cui insegnare. Noi avremo bisogno, come dice una ricerca di radicali italiani, ma che è uguale a Fondazione Moressa, al Centro Astalli, ad Assolombarda, a Confindustria, che tanto per essere in equilibrio tra anziani e forza lavoro, noi abbiamo bisogno di 160.000 nuovi ingressi l'anno per i prossimi 10 anni. Ce lo vogliamo mettere in testa questo? Sì o no? E non è che ci rubano il lavoro, scusate, ma diciamolo forte. Fanno i lavori che gli italiani non vogliono più fare. Io penso che la linea ragionevole sia rendere il numero di questi flussi governabili, perché di nuovo tornando alla demografia, noi abbiamo bisogno di migranti nel nostro paese. È inutile che facciamo finta che non sia così. La questione dei rifugiati è una questione necessaria da affrontare. L'Italia ha bisogno degli immigrati per crescere socialmente, economicamente, culturalmente. Siamo un paese con una crisi demografica immensa.